Benvenuti o bentornati sul mio canale di Warhammer 40.000. Io sono Nemo, per Nemo dice cose, la rubrica che si occupa del gioco giocato di Warhammer 40.000. Continuiamo con la seconda puntata dedicata all'analisi del regolamento base della decima edizione, la nuova edizione di Warhammer 40.000. In particolare quest'oggi vedremo la fase comando e la fase movimento che avevamo già analizzato in un video precedente. Ma adesso abbiamo elementi maggiori per poter comprendere i risvolti, diciamo, più importanti del funzionamento, del regolamento. Vi rimando chiaramente al video precedente, sulla nomenclatura, sui concetti base del funzionamento delle regole del regolamento base, per capire di che cosa parlo in particolare. Allora, qui vado ad aumentare un po' il carattere per farvi vedere meglio. Fase comando, la prima delle cinque fasi a disposizione, all'interno del turno di ogni giocatore, turni che poi vanno a comporre il battle round. Abbiamo cinque battle round a disposizione per effettuare le nostre manovre. Nella prima fase abbiamo una fase di comando vera e propria e una fase traumi, che ci permette di capire se le unità sul campo di battaglia possono ricevere ordini più o meno bene rispetto a un'unità non traumatizzata. Viene tradotto così il test di Battleshock dall'inglese in italiano. Non mi dispiace, è un po' comico da un certo punto di vista, ma tutto sommato passabilissimo. Fase comando: all'inizio della fase comando, prima di fare qualsiasi altra cosa, entrambi i giocatori guadagnano un punto comando. I punti comando sono una risorsa strategica che puoi spendere durante la battaglia per usare gli stratagemmi. Poi, se hai altre regole che devono essere risolte nella fase comando, fallo adesso prima di proseguire nel passo dei traumi. Il passo dei traumi è quello dove si testa questa benedetta disciplina. Piccolo appunto, non possiamo ottenere più di un punto comando aggiuntivo per battle round oltre la regola comando. Ok, molto importante, ci sono delle rare eccezioni da questo punto di vista. Ne abbiamo viste due, una sicuramente sui Votan, l'altra mi sembra sugli Imperial Knight, se non mi ricordo male, ma diciamo che tendenzialmente possiamo avere in ogni battle round diciamo, un cumulo ipotetico massimo intorno ai tre punti comando, non di più. Ok, fase traumi: in questo passo devi effettuare un test dei traumi per ciascuna delle tue unità sul campo di battaglia che si trova sotto metà della forza. E poi ci spiega giustamente subito dopo che cosa si intende al di sotto di metà della forza. Si fa fondamentalmente come un test disciplina: tiriamo 2d6, confrontiamo il risultato con la caratteristica disciplina migliore all'interno dell'unità per cui stiamo effettuando il test. Se il risultato è maggiore o uguale a questa caratteristica, il test è andato a buon fine. Diversamente, l'unità viene considerata come traumatizzata. Che cosa succede? A differenza del test di disciplina, è un test su caratteristica semplice, è legato a probabilmente altre regole, altri effetti sul campo di battaglia. Il test traumi è un particolare test di disciplina che in sé ha già delle caratteristiche. Se l'unità diventa traumatizzata perché fallisce questo particolare test, avrà controllo obiettivi 0, la caratteristica controllo obiettivi 0 all'interno della scheda, qualsiasi numero avrete sarà pari a 0. Se ripiega, deve effettuare un test di fuga disperata, anche questo lo vedremo a brevissimo. Il giocatore che controlla questa unità non può utilizzare stratagemmi per influenzare questa unità, tranne un singolo stratagemma che fa eccezione, ma anche questo lo vedremo a tempo debito. Giustamente faremo una puntata apposita per ragionare sui stratagemmi, che sono quelli che vanno a modificare sostanzialmente il normale funzionamento delle fasi, ok? Sono delle cose che ci permettono di
influenzare fuori fase, per lo più, o di migliorare in un certo qual modo le nostre possibilità di riuscita all'interno del gioco. Una volta che effettuate i test traumi per tutte le unità che lo richiedono, la tua fase comando termina e prosegui con la fase di movimento. Siccome la fase traumi avviene fondamentalmente prima del controllo degli obiettivi, perlomeno nella maggior parte delle missioni che ho potuto vedere, mi sembra ci sia scritto alla fine della fase comando. Chiaramente, se abbiamo qualche unità che diventa traumatizzata, perdiamo eventualmente il controllo di determinati obiettivi sul campo di battaglia, quindi attenzione quando andate a fare questi test di trauma, a iniziare sulle unità più importanti, così che eventualmente possiamo giocarci sopra effetti specifici, ci sono diversi eserciti che hanno la possibilità di influenzare questo tiro, o eventualmente lo stratagemma specifico che ci permette di recuperare un'unità traumatizzata. Nonostante abbiamo sbagliato il test, molto importante, è l'unico stratagemma oltretutto che possiamo utilizzare su un'unità traumatizzata. Andiamo avanti, qui ci viene detto che cosa si intende per forza iniziale. Banalmente è il numero di modelli che un'unità include appena lo schierate in campo, appena la schierate in campo, o appena la adunate, perché poi giustamente ci sono anche delle eccezioni e delle regole particolari. Alcune regole fanno riferimento a unità che sono sotto metà della forza. Se un'unità ha una forza iniziale di 1, è considerata essere sotto metà della forza fin tanto che il numero di ferite che le rimangono è meno della metà delle sue caratteristiche ferite. Ovviamente stiamo parlando di unità composte da un singolo modello, per lo più veicolo, per lo più mostri. In quel caso, al di sotto della metà della forza si conta la quantità di ferite rimanenti. Per qualsiasi altra unità, conta il numero di modelli rimanenti che deve essere al di sotto della metà della forza iniziale. Quindi non metà precisa, attenzione, se avete 10 modelli a 5 ancora non succede niente, quando siete a 4 siete considerati sotto metà della forza iniziale. Distrutto. Quando i modelli subiscono danni e vengono distrutti, vengono rimossi dal campo di battaglia perché hanno perso tutto il loro cumulo di ferite a disposizione, vengono semplicemente rimossi dal campo di battaglia e vengono considerati distrutti ai fini di diverse regole, di diverse condizioni che si vengono a verificare durante il gioco. Unità aggregate, novità. Per quanto riguarda questa edizione rispetto alle due precedenti, è il fatto che alcuni personaggi possono sfruttare la loro abilità leader per potersi aggregare a delle unità specifiche che vengono poi indicate come unità di guardia del corpo. In realtà ogni personaggio vi dice specificamente a quale di queste unità si può eventualmente aggregare durante lo schieramento. La forza iniziale dell'unità aggregata è uguale alla somma delle forze iniziali delle due unità messe insieme, quindi quella del leader e della guardia del corpo. Se l'unità leader o l'unità della guardia del corpo di un'unità aggregata viene distrutta, la forza iniziale dell'unità rimanente cambia diventando uguale a quella originale. Quindi se perdete il personaggio perché è stato cecchinato, o perdete l'intera unità e rimane solo il personaggio, chiaramente una delle due torna alla forza iniziale originale, perché ha perso una la sua funzione di guardia del corpo e l'altro eventualmente la protezione della suddetta guardia del corpo. Ai fini delle regole si attivano quando un'unità viene distrutta, e se vengono comunque attivate quando una delle unità che componeva un'unità aggregata viene distrutta, o l'unità leader o la guardia del corpo. Chiaramente diciamo che conta il cumulo della forza iniziale fin tanto che sono insieme. Quando una delle due viene a decadere, cambia il valore della forza iniziale, ma altrettanto è vero che una delle unità conta come distrutta, ok? In quel caso sempre o la guardia del corpo o il leader aggregato. Importante, regola molto importante, vedremo poi come funziona in termini di gioco.
laddove subiremo danni, intanto tenetelo bene a mente, non è male questa aggiunta al regolamento, va a semplificare in un certo qual modo alcune logiche, alcune meccaniche di gioco. Muovere le unità. Inizia la tua fase di movimento selezionando un'unità della tua armata che si trova in campo e che vuole muovere. Se quell'unità non si trova nella distanza di ingaggio, abbiamo visto nel video precedente di che cosa si tratta, può muovere normalmente, avanzare, quindi muovere un po' più del suo movimento classico, o rimanere stazionaria. Se invece l'unità, si trova a distanza di ingaggio di uno o più modelli nemici, può o rimanere stazionaria o ripiegare. Dopo che hai terminato di muovere quell'unità, scegli un'altra unità e via via finché uno ha mosso tutto quello che può o vuole muovere sul campo di battaglia. Ogni volta che muovi un'unità, puoi spostare qualunque dei suoi modelli desideri. Il giocatore che la controlla sceglie l'ordine in cui muoverli, giustamente. Ogni volta che muovi un modello puoi ruotarlo sul posto o cambiare la sua posizione sul campo lungo qualsiasi percorso, ma non puoi muovere nessuna parte della sua basetta attraverso un modello nemico e il bordo del campo. Se vuoi, puoi muovere il modello che stai spostando sopra i modelli amici come se non ci fossero, ma non puoi fargli finire il movimento su un altro modello. Questo per rappresentare, rispetto all'edizione attuale, anche qui, il fatto che giustamente nella mischia del movimento fra modelli amici c'è comunque una certa coordinazione e eventuali unità si spostano per far passare altre, o banalmente, siccome il tutto succede nello stesso momento, fondamentalmente va a rappresentare questa cosa. L'unica eccezione a questa regola è che quando muovi modelli di mostro e veicolo non puoi muovere tali modelli sopra altri modelli mostro e veicolo amici, ma devi muoverli attorno ad essi. La distanza di cui un modello si muove viene misurato usando la parte della sua basetta che si sposta maggiormente lungo il percorso. Attenzione, anche se la maggior parte delle basette sono rotonde, fate attenzione a questa cosa perché vedo spesso dei pezzi tagliare dei muri laddove non possono passare. Anche a me in realtà è capitato di non fare abbastanza attenzione e quindi muovere meno di quello che immaginavo, eventualmente andare a dichiarare una carica più lunga di quella che immaginavo così con una semplice linea di vista. Se un modello non ha una basetta, misura usando la parte che si muove di più. Giustamente stiamo parlando per lo più di scafo, visto che si tratta per lo più di modelli di veicoli. Rimanere stazionari: se un'unità rimane stazionaria, nessuno dei suoi modelli può essere mosso per il resto della fase. Ora non so, no, 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 ok, è giusto, viene dato anche qui, mi sembrava strano. Il movimento normale ci permette di muovere un qualsiasi numero di modelli dell'unità all'interno dell'unità fino a un massimo della caratteristica di movimento M, che ci indica la distanza in pollici che può percorrere durante la fase di movimento. In nessuna maniera con questo movimento possiamo entrare nella distanza di ingaggio di un qualsiasi modello nemico. Attenzione poi oltre al fatto che non possiamo muoverci sopra i modelli nemici, ok? Movimenti d'avanzata, banalmente la stessa cosa del movimento normale, ma aggiungiamo alla caratteristica di movimento il risultato di un D6 e lo trasformiamo in pollici, in un numero di pollici corrispondente al risultato del dado da 6 lanciato. Questa cosa può variare perché ci sono eventualmente delle unità che hanno più dadi, un valore fisso per l'avanzata, eccetera, eccetera. Chiaramente qui stiamo trattando le regole classiche. Tra i tanti tipi di movimento, quello più importante è il movimento di ripiegamento. Quando un'unità ripiega, ogni suo modello può effettuare un movimento di ripiegamento spostandomi di una certa distanza, spostandosi, scusate, di una distanza in pollice inferiore o uguale alla propria caratteristica di movimento. Quando lo fa, puoi muoverlo entro la distanza di ingaggio dei modelli nemici, ammesso che non termini quel movimento entro la distanza di ingaggio di nessun modello nemico. Se questa cosa non è possibile, quell'unità semplicemente non può ripiegare. Un'unità non può sparare o dichiarare una carica nello stesso turno in cui ha ripiegato. Anche qui ci sono diverse eccezioni a questa regola, ma vi ripeto, qui stiamo analizzando fondamentalmente
le regole base, le eccezioni o diciamo, le regole che vanno a sovrascrivere questo funzionamento classico, le andiamo poi ad analizzare volta per volta, eventualmente negli index. Che cosa significa? Con questo movimento è l'unico che mi permette di uscire dal combattimento con delle unità nemiche, forse perché sono circondato, forse perché semplicemente non mi conviene rimanere bloccato in corpo a corpo. Sacrifico eventualmente il turno di combattimento dell'unità che ripiega per poter sparare più agilmente con altro sull'unità nemica che stava combattendo. Vedete voi poi i casi in cui vi conviene o non vi conviene fare questa cosa. Test di fuga disperata. A differenza di quando svolgono altri tipi di movimento, i modelli possono muoversi sopra i modelli nemici quando effettuano un movimento di ripiegamento, come se i modelli nemici non ci fossero. Ma in quel caso dobbiamo effettuare un test di fuga disperata per ogni modello che fa questo tipo di movimento, tranne chiaramente i modelli titanici, perché sono abbastanza grandi per passare naturalmente sui modelli di taglia, tra virgolette, umana, o comunque di taglia classica, e i modelli che possono volare perché semplicemente hanno l'abilità di sorvolare, di passare sopra le teste del nemico, prima che qualunque modello dell'unità venga mosso. Inoltre, se un'unità è traumatizzata quando viene scelta per ripiegare, devi effettuare un test di fuga disperata per ogni modello di quell'unità prima che qualunque di essi venga mosso. Tiriamo un D6, nel caso siamo traumatizzati e ci troviamo bloccati in questa situazione, come vedete siamo circondati dal nemico, quindi se vogliamo ripiegare non possiamo trovare alcuna via di fuga se non passare sopra il modello del nemico. Nel caso siamo traumatizzati, tiriamo un D6 con un risultato di 1 o 2, uno dei modelli che sta ripiegando viene distrutto. Sceglie giustamente il giocatore che controlla l'unità che ripiega quale. Lo stesso modello può innescare un solo test di fuga disperata per base, chiaramente, se no faremo 2000 test da questo punto di vista. Muoversi sui terreni, questo è quello che stavamo vedendo sulle regole dei scenici, ecco perché ve li ho fatti vedere in realtà prima di tutto il resto. I campi di battaglia al 40.000 sono costellati in una sfilza di ostacoli, strutture, eccetera, eccetera. Un modello può essere mosso sopra elementi di terreno alti 2 pollici o meno, come se non ci fossero. Ok, se l'altezza complessiva, qui viene preso ad esempio una tubatura, se l'altezza complessiva del terreno è di 2 pollici, contiamo come se non esistesse, semplicemente non ci possiamo fermare sopra il più delle volte. Un modello può essere mosso in verticale per arrampicarsi o calarsi lungo qualsiasi elemento di terreno più alto di 2 pollici, considerando la distanza verticale di salita e di discesa come parte del movimento. Nell'esempio che vediamo, diciamo che qui ci stiamo muovendo di una distanza boh di 5 pollici, poi facciamo 3 pollici in verticale e poi facciamo un altro movimento in orizzontale per arrivare nella posizione di arrivo. I modelli non possono determinare nessun tipo di movimento a metà arrampicata calata dagli scenici, se ciò rende possibile determinare il movimento, esso non può essere effettuato. Ok? Attenzione a questa cosa. I modelli volanti chiaramente ignorano per lo più questo problema del movimento sopra o attraverso o di salita e discesa dagli elementi scenici, perché muovono, diciamo, in maniera sostanzialmente obliqua dal punto di partenza al punto di arrivo. Oltretutto, i modelli con volare, quando effettuano un modello normale di avanzato di ripiegamento, possono essere mossi sopra i modelli nemici come se non ci fossero, a patto che giustamente non finiscano poi il movimento nella distanza di ingaggio dei modelli nemici. Nota che ciò comporta che anche modelli di mostro e veicolo in grado di volare possono essere mossi sopra altri modelli di mostro e veicolo quando effettuano tali movimenti. Tuttavia, i modelli in grado di volare non possono determinare il movimento a distanza di ingaggio, questo è quello che vi ho appena detto. Quando un modello in grado di volare inizia o termina un movimento su un terreno, anziché misurare la distanza percorsa sul campo di battaglia, misura invece il suo percorso in linea d'aria e quindi
fondamentalmente in maniera obliqua o eventualmente ignorando la salita e discesa se dobbiamo fare un movimento terra-terra e semplicemente sovrastare un ostacolo. Passo rinforzi, un'altra parte importante, questa parte in particolare prendetela un po' con le molle perché poi nel gioco competitivo, nel gioco bilanciato viene, diciamo, trattata in maniera un po' diversa. Vi dico anche come probabilmente sarà, ma fondamentalmente ci interessa fino a un certo punto. Alla fine del movimento, alcune unità che hanno iniziato la battaglia in riserva, come per esempio quelle che hanno la regola attacco in profondità, anche qui andremo a vedere di cosa si tratta, possono entrare nel passo rinforzi della fase movimento dalle riserve sul campo di battaglia. Che cosa significa? Che fondamentalmente possiamo prendere queste unità che erano al di fuori del gioco perché stavano aggirando il nemico, perché sono nelle camere di teletrasporto perché arrivano dal volo alto, vengono paracadutate o tutto quello che vi viene in mente, e le possiamo banalmente piazzare sul campo di battaglia di una distanza in pollici minima che ci viene indicata dalle regole ogni volta con cui eventualmente sono messi in riserva questi pezzi. Per quanto riguarda l'attacco in profondità, questa misura è 9 pollici nella stragrande maggioranza. Dei casi vi troverete a dover mettere questi pezzi sul campo di battaglia più di 9 pollici dal nemico. Qui non viene posto alcun vincolo su quando possono entrare. Sappiate che nel gioco bilanciato molto probabilmente anche le entrate dall'attacco in profondità potranno essere effettuate solo dal secondo turno e fino al terzo turno laddove eventualmente non abbiamo l'eccezione di alcune unità che sono sul campo di battaglia, escono per qualche motivo e tornano nelle riserve, ci sono diverse cose che possono farlo, e eventualmente possono tornare in campo nei turni ancora successivi, quindi giustamente oltre il terzo turno. Questa fase si va a sposare poi con la regola delle riserve strategiche che vedremo nell'appendice, nelle regole accessorie del gioco. Altra parte abbastanza significativa che da quello che ho potuto vedere in termini di gioco, o perlomeno da quello che mi dà l'impressione delle regole, un tipo particolare di modelli sul campo di battaglia che saranno probabilmente molto più utilizzati prima saranno i trasporti. Come leggete, alcuni modelli hanno la keyword trasporto. Le regole seguenti spiegano come fa le unità a imbarcarsi in tali modelli, a sbarcare da essi e come quest'ultimi vengono usati per muovere i passeggeri sul campo di battaglia. Innanzitutto, su questi modelli di trasporto avremo un numero che ci indica banalmente la capacità di trasporto, ovvero quanti modelli delle unità possiamo mettere all'interno del singolo modello di trasporto, ok? Ci viene anche spiegato eventualmente quale tipo di modelli possiamo trasportare e quanti posti occupano all'interno della capacità di trasporto, ok? Questa è una cosa un po' più specifica, la vedrete poi eventualmente sulle caratteristiche dei modelli che andrete a giocare. Pedana di tiro, altra regola abbastanza importante, alcuni modelli hanno la regola pedana di tiro X con un valore X che può essere un qualsiasi numero nella lista delle loro abilità. Ogni volta che scegli un modello del genere per sparare nella fase di tiro, puoi scegliere fino a X modelli imbarcati al suo interno. Poi, per ciascuno di tali modelli imbarcati, puoi scegliere un'arma da tiro con cui quel modello imbarcato è equipaggiato. Quindi, piattaforma, scusatemi, pedana di tiro X ci permette di sparare con X modelli. Facciamo finta ci sia scritto pedana di tiro 5. Vuol dire che fino a 5 modelli imbarcati all'interno del trasporto possono sparare con una singola delle loro armi. Attenzione, perché questo fa eccezione rispetto al normale funzionamento della fase di tiro che andremo anche qui a vedere successivamente. Finché quel modello di trasporto non ha risolto tutti i suoi attacchi, è considerato essere equipaggiato con tutte le armi che ha scelto in questo modo in aggiunta alle altre sue armi. Quindi
Quindi eventualmente se questo modello di trasporto ha già quattro armi, le altre cinque armi che abbiamo selezionato dai cinque modelli che ci permette pedana di tiro nell'esempio 5, si aggiungono fondamentalmente alle caratteristiche, alle armi a disposizione del modello da trasporto, il più delle volte un veicolo. Imbarcarsi, come facciamo ad entrare in questi modelli? Effettuiamo un movimento normale di avanzato di ripiegamento e ogni modello, attenzione, ogni modello dell'unità sta effettuando questo, uno di questi tre tipi di movimento. Termina il movimento entro 3 pollici dal modello di trasporto amico, può imbarcarsi al suo interno. Un'unità non può imbarcarsi se è già sbarcata da un modello di trasporto nella stessa fase, quindi non possiamo sbarcare e imbarcare nello stesso turno di gioco, fondamentalmente, anzi, in realtà nella stessa fase, attenzione perché c'è un'enorme differenza, mi correggo subito. Rimuovi dal campo l'unità che sta entrando nel trasporto e metti da parte. Ora imbarcata nel modello di trasporto, a meno che non sia indicato diversamente, le unità non possono fare nulla né essere influenzate in alcun modo fin tanto che sono imbarcate. Questa è una cosa importante perché eventualmente, non essendo fisicamente sul campo e non agendo sul campo in nessuna maniera, salvo eccezioni, ci mettiamo al sicuro da diverse cose, fra cui una che abbiamo appena visto, che è eventualmente la fase di trauma. Se noi non siamo sul campo di battaglia perché siamo imbarcati, fondamentalmente non dobbiamo effettuare un test di trauma perché in quel momento siamo al sicuro, mettiamola così, e quindi se anche l'unità ha subito un numero considerevole di perdite, diciamo che si trova abbastanza al sicuro da dire ok, ma fondamentalmente non abbiamo problemi a seguire gli ordini del nostro comandante. Sbarcare, se un'unità della tua armata inizia la tua fase di movimento, attenzione, fase di movimento, imbarcata in un modello di trasporto, può sbarcare in quella fase. Quindi possiamo sbarcare, anche qui salvo eccezioni, solo durante la fase di movimento e solo se iniziamo questa fase già all'interno del trasporto. Quando un'unità sbarca da un modello di trasporto, schierala sul campo di battaglia in modo che sia interamente entro 3 pollici da questo modello di trasporto e non entro la distanza di ingaggio dei modelli nemici. Se per qualsiasi ragione un modello che sbarca non può essere schierato, l'unità di quel modello non può sbarcare. In realtà, mentre di solito non possiamo piazzare dei modelli in coesione, eventualmente li perdiamo, in questo caso non possiamo proprio sbarcare l'unità per intero. Poi anche qui c'è un'eccezione per lo sbarco di emergenza, la vedremo probabilmente a brevissimo. Le unità che sbarcano un modello di trasporto in questa fase è rimasto stazionario oppure che in questa fase non ha ancora effettuato un movimento normale di avanzato di ripiegamento, nel resto del turno possono agire normalmente, quindi possono muovere normalmente, avanzare, sparare, dichiarare carica, eccetera, eccetera. Tale unità che sbarca non può decidere di rimanere stazionaria perché lo sbarco dal modello di trasporto fondamentalmente già rappresenta una sorta di movimento. Le unità che sbarcano un modello di trasporto che in questa fase ha già effettuato un movimento normale contano aver effettuato a loro volta un movimento normale, non possono muoversi ulteriormente durante questa fase, eccezione fatta per lo schieramento sul campo di battaglia, ovvero andare a mettere i modelli che erano all'interno del trasporto entro 3 pollici dal modello di trasporto stesso. Un'unità del genere inoltre non può dichiarare una carica nello stesso turno, ma per il resto può agire normalmente durante il turno. Anche qui chiaramente ci saranno delle eccezioni, anche qui come al solito andremo a vedere laddove serve chi e come funzioneranno queste eccezioni su unità sbarcate dopo il movimento del veicolo da trasporto. Le unità non possono sbarcare da un modello di trasporto che ha avanzato o ripiegato in questo turno. Anche qui, attenzione, ci sono diverse eccezioni. E attenzione, perché se non mi ricordo male, questa cosa è diversa rispetto all'edizione attuale, non che ci interessi più di tanto,
Non me la ricordo sinceramente, ma mi sembra che in questo momento si possa sbarcare da un veicolo da trasporto che è ripiegato. Nella nuova edizione non è possibile farlo. Trasporti distrutti. Torniamo al fatto che se per qualsiasi ragione un modello dell'unità che sbarca non può essere schierato, l'intera unità non può sbarcare. Quando accade, il più delle volte accade quando uno dei veicoli da trasporto viene circondato e viene coperto dal caso dello sbarco di emergenza. Diciamo che uno sbarco un po' rocambolesco dal trasporto che ci causa giustamente diversi problemi a livello di regole e a livello di, diciamo, funzione sul campo. Trasporti distrutti. Diciamo che noi siamo all'interno di questo Land Rider con la squadra di Terminator. Se un modello di trasporto viene distrutto, qualsiasi unità imbarcata in esso deve sbarcare immediatamente prima che quel modello di trasporto venga rimosso dal campo. E siamo in questo caso. Che cosa succede? Le unità che sbarcano un modello di trasporto distrutto non sono influenzate dall'abilità morta a catena di questo modello, perché il tiro effettua prima che i modelli sbarchino. Il tiro morte a catena fondamentalmente simula il fatto che il modello di trasporto stia esplodendo, contorcendosi dal dolore. Poi non sappiamo se esisteranno anche dei mostri che trasportano. Invece devi tirare un D6 per ogni modello che sbarca. Per ogni risultato di 1, l'unità di quel modello che sbarca subisce una ferita mortale. Inoltre, se un'unità sbarca da un modello di trasporto distrutto, quell'unità è traumatizzata fino all'inizio della prossima fase di comando che il giocatore la controlla. Fino alla fine del turno, quell'unità conta come aver effettuato un movimento normale in questo turno e non può dichiarare una carica in questo turno. Questa cosa fondamentalmente già c'era, in particolare l'ultima parte, se no le persone diciamo, andavano a sprombattuto contro il nemico, speravano e gli potesse il veicolo da trasporto per poi eventualmente dichiarare una carica laddove le regole non lo permettevano neanche adesso. In più, cosa abbastanza importante, l'unità è automaticamente traumatizzata. Questo è importantissimo e cambia di molto anche qui l'uso dei trasporti e diciamo l'uso un po' spregiudicato del movimento del trasporto stesso. Sbarco d'emergenza: se un modello di trasporto viene distrutto e non è possibile schierare l'unità che sbarca interamente entro 3 pollici da esso e non nella distanza di ingaggio dei modelli nemici, l'unità deve invece effettuare uno sbarco di emergenza. Non è che può, ma deve. Esso viene attuato come descritto dai sbarchi da un modello di trasporto, tranne il fatto che l'unità viene schierata interamente entro 6, ok? Dal modello distrutto anziché entro 3 pollici, non entro la distanza di ingaggio dei modelli nemici. E quando tiri per ciascuno dei modelli sbarcati, quell'unità subisce una ferita mortale per ogni risultato di 1 a 3. Quindi un risultato di 1, 2, 3, ci facciamo una mortale anziché solo 1. Se per qualunque motivo un modello che sbarca non può essere comunque schierato, esso viene distrutto. Quindi lo sbarco di emergenza viene effettuato in tutti i casi in cui l'unità, per qualche motivo, con lo sbarco normale non riesce a mettersi entro 3 pollici al modello da trasporto e non entro la distanza di ingaggio dei modelli nemici. Detto questo, la fase di comando, la fase di movimento è conclusa. Spero che vi sia piaciuto questo video sulle regole. Se avete domande, giustamente chiedete sotto con dei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio come al solito per le iscrizioni, vi ringrazio per i commenti che mi aiutano a migliorare i contenuti del canale. Ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao ciao a tutti quanti.